In questo video vi dirò i 7 motivi per cui certe giapponesi non vogliono mettersi con gli stranieri. Boku wa ikemen. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, prima di iniziare vi ricordo che io pubblico nuovi video tutti i venerdì all'1:45 e anche tutti i martedì all'1:45. Se non uscissero video su questo canale, usciranno sul canale che ho in inglese o quello Akatsu. Allora, lasciate un bel mi piace e si parte. Oggi sarà un altro video culturale sul Giappone in cui parleremo della società e in particolare vorrei sfatare un mito che più volte mi fa aprire delle discussioni che non ho più voglia di aprire con i miei amichetti stranieri. Devo dire che è un mito che c'è sia in Italia che in Giappone, cioè praticamente molti stranieri credono che solo per il fatto che sono stranieri piaceranno sicuramente di più alle giapponesi, come se il fatto che sono, soprattutto i caucasici, come se il fatto che sono caucasici sia una sorta di vantaggio che dà agli stranieri per potersi mettere con delle giapponesi. Infatti devo dire che sembrerà una cosa assurda, ma ci sono veramente tanti stranieri che pensano di essere più fighi dei giapponesi, cioè si credono più belli a prescindere. Per esempio, vi posso far vedere anche un pezzettino di video dove c'è uno straniero che proprio afferma questa cosa. Studying abroad now, I found more Japanese boys more cooler, like more handsome. What? Like, but like as my favorite, as my favorite. Like, okay, Sure. I know Western boys also handsome, but personally, I feel Japanese boys are more ikemen. I mean, handsome boys. There is no such a thing as handsome Japanese man, I'm sorry. Okay. Take Italians, take French, Canadians, like they're Oh, so so much better. racist. I live in Italy, I'm an handsome guy, I know what is Okay. up. Adesso non so se lui lo ha fatto per fare la battuta o altro, però ho capito che vi fa pensare, no? Questo persona, cioè perché è comunque un pensiero comune. Ma io in questo video vorrei dire che comunque ci sono molte ragioni per cui molte giapponesi preferiranno uscire con un giapponese o sposarsi con un giapponese. Lo so che vabbè, l'amore in realtà non ha limiti di nazionalità, eccetera, e io spero che sia così anche per voi, però c'è da dire che alcune ragazze, sia straniere che giapponesi, hanno dei pregiudizi e vogliono mettersi con dei determinati ragazzi, mentre determinati ragazzi non li vogliono frequentare. Il primo motivo è indubbiamente l'ostacolo della lingua. Certo, c'è da dire che se voi non parlate giapponese e volete mettervi con una giapponese, o se lei non parla inglese, magari c'è la giapponese che parla inglese, è veramente difficile riuscire a fare una relazione a lungo termine, perché se magari non lo so, le prime volte che uscite, magari non sapete parlare giapponese, può essere una cosa anche kawaii, alle lunghe comunque il non parlare la lingua della tipa che vi piace può essere davvero un problema perché non potrete sostenere comunque delle discussioni impegnative e secondo me ogni relazione deve anche basarsi sul dialogo perché la bellezza, passati un po' di mesi, passa in secondo piano, diventa molto più importante la personalità in una relazione, almeno io penso ciò. E soprattutto, cioè, se tipo voi frequentate una giapponese e il vostro livello di lingua aumenta perché vi impegnate, vi mettete a studiare giapponese, ci può stare, però se il vostro livello di lingua rimane basso, è anche un problema perché dipenderete sempre da lei per tutto. Dovete fare l'assicurazione sanitaria, dovete andare a pagare le tasse, dovrete sempre chiedere aiuto alla vostra compagna giapponese e questo alla lunga può diventare un problema perché anche andare a tagliarsi i capelli e ordinare il cibo, diciamo che il fatto che non lo potete fare da soli, secondo me, all'occhio di tante giapponesi vi fa sembrare più come dei bambini che come degli uomini. Secondo motivo è lo stigma sociale. Pochissime sono le coppie interrazziali e veramente poche progrediscono fino ad arrivare al matrimonio. Di tutte le giapponesi che si sposano, infatti, sono veramente poche le donne che si sposano come uno straniero. E se noi combiniamo questa ragione con le altre che vi andrò a elencare in questo elenco, è inevitabile che queste ragazze verranno giudicate. Questo è un discorso abbastanza complicato che però l'ho affrontato in realtà già in un altro video, però sapete che se
in Giappone uscite dall'ordinario per i giapponesi, diciamo che non è mai una cosa bella. Infatti la maggior parte dei giapponesi cercano di mimetizzarsi nella massa. È un discorso che ho affrontato nel video i 5 motivi per non vivere in Giappone. Se non avete visto questo video ve lo lascio qui, andatevi a vedere quel video che ne abbiamo parlato. Il terzo motivo è che oltre a questo giudizio sociale c'è anche il giudizio dei genitori, che devo dire che per molti giapponesi è davvero importante. Qua, piccola premessa, non è che i genitori di una giapponese nella norma rifiuteranno il compagno straniero, non sempre succede così, e non è nemmeno vero che il Giappone è un paese razzista, questo no. Esistono i giapponesi razzisti? Certamente. Il Giappone è un paese razzista? No, questo è un altro discorso. Si uniscono più problemi insieme, perché se i genitori della ragazza cercheranno di comunicare con voi, però c'è questo problema anche della lingua, o magari anche un problema anche proprio di comportamento, magari voi vi comportate in un certo modo che però non è accettato dai genitori di lei, questo può far sì che diventa più complicato creare appunto questo legame con i genitori della ragazza. Quindi magari mettersi con una giapponese a breve tempo sarà molto facile, ma mettersi con una giapponese a lungo termine, arrivare a farsi presentare i genitori, diciamo che è un altro paio di maniche. Non è impossibile, ragazze, assolutamente. Io conosco delle ragazze che tra l'altro hanno anche un santuario a Shizuoka, e questa ragazza che si è messa con un americano, quindi non è che se una famiglia è tradizionalista assolutamente rifiuterà il fidanzato straniero, però è comunque da tenere in considerazione, e questo potrebbe essere uno dei pregiudizi per il quale magari la giapponese di turno si preclude una possibile relazione con uno straniero. Quarto motivo, questo è un motivo, beh, insomma, importante, anche se magari vi stupirà un pochino. Il quarto motivo è che nell'immaginario di alcuni giapponesi c'è il fatto che gli stranieri guadagnano meno. Gli stranieri che vengono a vivere in Giappone hanno delle possibilità di lavoro meno, diciamo, prestigiose rispetto a quelle di un giapponese, perché comunque dovete sapere che la maggior parte degli stranieri che vive in Giappone finisce per fare l'insegnante, che è un lavoro di tutto rispetto, è pagato, almeno i miei amici stranieri che lo fanno mi hanno detto che ti pagano circa 250.000 yen, che non è una brutta paga, però per il Giappone è una paga che comunque difficilmente ti permette di sostenere una famiglia se la vostra moglie non ha intenzione di lavorare, perché 250.000 yen, diciamo che in un anno tolte le tasse sono 22.000 euro l'anno, che diciamo se vuoi avere un figlio diventa un po' complicato, perché comunque le tasse scolastiche sono molto alte, mantenere un figlio in Giappone non costa poco, quindi diciamo che magari la giapponese preferisce andare con un giapponese perché gli dà delle sicurezze in più. Il quinto motivo è che spesso gli stranieri hanno questo immaginario di essere un po' charai, ovvero che sono un pochino dei playboy, quindi vanno un po' con tutte. Lo so che non è così per tutti gli stranieri, però purtroppo è inevitabile dirvi che nella mentalità di molte giapponesi c'è proprio questo pregiudizio impresso nella loro mente. E devo dire che per noi italiani tra l'altro la situazione è anche peggiore, perché grazie a questo uomo Girolamo Panzetta, che vabbè è simpaticissimo per carità, però lui ha veramente contribuito a far sì che noi italiani abbiamo proprio questo immaginario di playboy, quindi diciamo che alcune giapponesi non vogliono mettersi con uno straniero perché hanno paura di essere tradite, ecco. Tra l'altro, piccolo fatto interessante, sapete che io in un telefilm in Giappone tantissimi anni fa ho recitato il figlio di Girolamo Panzetta in un telefilm? Veramente è proprio comico. Il sesto motivo, allora questo è un motivo piuttosto interessante, è il fatto che comunque gli stranieri che sono in Giappone spesso passano un periodo transitorio in Giappone, quindi non rimarranno in Giappone per sempre, magari staranno una settimana, un mese o forse qualche anno, però una certa se ne andranno dal Giappone. Magari i piani potrebbero essere di rimanere più a lungo, però si sa, che ne so, magari c'è un parente a casa che si sente male, oppure hai dei problemi di visto, e quindi c'è sempre la possibilità che magari tutto finisca e lo straniero se ne torni nel suo paese, e questo può essere un altro dei motivi che magari scoraggia le giapponesi a fidanzarsi con uno straniero.
Il settimo motivo, questo vabbè è KY, che mi dici che cosa vuol dire KY? Non saper leggere l'aria. Questo è praticamente un discorso molto legato agli stranieri, il fatto che comunque molti stranieri non riescono a capire la situazione, ossia che socialmente non sei calibrato. E ragazzi, davvero, questo sembra un discorso molto banale, però in Giappone ci sono veramente tantissime regole non scritte che è veramente difficile comprendere, davvero, perché fanno parte del joshiki, che ve ne ho parlato più volte, però è il buon senso giapponese. Non tutti gli stranieri, anche quelli che hanno vissuto in Giappone tanti anni e magari sono anche su YouTube, riescono a capire, perché sono davvero delle sottigliezze che non tutti gli stranieri, diciamo, che hanno questa sensibilità di poterle cogliere. Però personalmente penso che siano veramente importanti per la società giapponese e assolutamente necessarie per potersi integrare in Giappone. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di aver abbattuto questo mito o questa falsa credenza che hanno molti stranieri che magari si recano in Giappone e sono dei cessi sia fuori che dentro, vanno in Giappone, pensano di essere degli strafighi e non lo sono. Io spero che questo video vi possa mettere in guardia, questo video lo dedico a voi, perché già il fatto che una persona si senta più figa di un'altra, secondo me già quello non è un comportamento da una persona figa personalmente, e ti rende estremamente poco attraente ai miei occhi e agli occhi sicuramente delle giapponesi. Ditemi voi che cosa ne pensate. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, ci vediamo la prossima settimana all'1:45, che vi aspetta un altro video.